Salve a tutti ragazzi, io sono Piero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Rayman 2 Revolution. Oggi premiamo il tasto Select, vediamo un po' che cosa c'è da fare, cioè da attraversare la fabbrica e cercare le paludi. Il santuario di lava è proprio oltre le paludi. Ok, la fabbrica ci eravamo già stati, se non mi ricordo male, quindi bisogna riandarci assolutamente. Lo scorso episodio avevamo fatto, mi sembra, un po' di missioni un po' a cacchio, avevamo anche acceso però l'interruttore, se non mi sbaglio. Di qua c'era il pallone aerostatico, ma non è che bisognava andare comunque di qua? No, non penso, perché la fabbrica era di là. Rayman, come vedete, si è rifatto i guanti nuovamente, ce l'ha adorati anche stavolta il grande Rayman. Mi chiedo dove siano questi altri loom che ci rimangono però, ragazzi, perché noi abbiamo 16 su 30. Andiamo a vedere il complessivo. 641 su 999 che ne mangiò uno il grande Razorbeard, quindi non credo che, boh, o glielo facciamo sputare, non lo so, bisogna vedere un pochino in futuro. Qui sicuramente c'è un altro punto da esplorare, poi anche di là c'è un muro che è rompibile da Clark sicuramente. E bisogna andare a vedere che qui c'è le grotte dell'eco, sì, santuario di lava e fabbrica pirata, assolutamente non bisogna andare di qua, ragazzi. Andiamo a vedere, perché abbiamo disattivato tutti e due gli interruttori e sicuramente ci aspetterà una bella boss fight, se non addirittura proprio oggi stesso recupereremo la terza maschera nel santuario di lava, presumo, che io non capisco cosa ci sia di diverso dal santuario di roccia di fuoco. Adesso andremo a vedere. Anche perché già eravamo stati in un santuario lavico, no? Nel santuario di roccia di fuoco, e non vedo perché bisogna rifare un altro santuario del genere. Vabbè, comunque, occhio qui perché ci sono appunto dei lumini, molto nascosti, quindi prendeteli. Questa zona fa parte comunque della insenatura dell'arcobaleno, quindi prendeteli. Non so poi tra l'altro dove siano gli altri, però li troveremo. Occhio qui anche ai robot, cazzo, però io vi consiglio di andare abbastanza avanti senza rotture. Qui c'è una porta inapribile, almeno per il momento, non so se è possibile aprirla questa porta prima o poi. Poi si va avanti, top, interruttori sbloccati, ragazzi, incredibile. C'è un pulsante, no, non è un pulsante quello, non credo che sia un pulsante. Quindi qui ci si arrampica, madonna santa, ragazzi. C'è anche qualche bug alle texture, tipo di questo pilastro. Di questo pilastro c'è un bug alle texture, purtroppo. Vabbè, non importa, insomma. Si entra, io penso che qui si può entrare automaticamente, esatto. Tac. Mamma mia, tre porte, signori, mamma mia. Uscita e l'insenatura dell'arcobaleno, ovviamente. Mamma mia, qui è piena di cartelli, veramente, questo luogo. 18, il 19esimo e il 20esimo. Noi bisogna andare verso... Che colpo mi è preso! Mi sono ritrovati davanti sti trimoni, mi è preso un colpo, ragazzi. Madonna santa, come siete brutti, veramente. Ma ma portana la madonna! Santuario di lava, bisogna andare di qua, però io prima di andarci avrei voglia di andare anche di qua. Ah, luogo interessante. Il primo e unico spirito dell'insenatura dell'arcobaleno sbloccato, attenzione, è molto molto buono questo. Poi, visuale. Attenzione che sopra il computer c'è un altro loom che non avevo visto assolutamente. Non si vedeva infatti da qui. È sopra la cassa, mi correggo. Basta, qui non ci dovrebbero essere loom, ma questa macchina è veramente gigantesca, chissà se... Io ora sono arcisicuro, raga, che prima o poi sbloccheremo questa abilità di girare queste manopole rosse qui. Sono sicuro che prima o poi sbloccheremo questa abilità, perché non è possibile che sono dappertutto in luoghi veramente strategici della mappa e anche in luoghi nei quali non è possibile che non sia nascosto niente al di là di queste porte. Veramente impossibile per quanto mi riguarda, però... Noi si va avanti verso il santuario di lava, occhio qui, si va lungo questo corridoio, ma è veramente un corridoio inutile, inutilizzato ed inutile, quindi preferisco fare le scale.
Occhio qui perché Madonna Rayman, ragazzi, con sta visuale. Allora, un lumino l'avevo visto qui. Mi fa impazzire questa visuale, ragazzi. Mi fa veramente impazzire, mi fa vomitare. Ma veramente, nel senso proprio letterale della parola. Purtroppo, distruggiamo i scagnozzoni. Visuale di qua, ma non ce la fa mettere, ovviamente. Vabbè, non importa. Santuario di lava verso di qua, c'è un ascensore tipo. Però noi, insomma, prendiamo anche queste altre due lume. Ce ne mancano 5, raga. Vuol dire che per forza saranno dentro queste porte qui. Perfetto, andiamo nell'ascensore e raggiungiamo il santuario di lava direttamente, ragazzi, dalla fabbrica proprio. Ah no, invece, che c'è un'altra zona, ragazzi. Ah, chi ci chiede aiuto? C'è Globox, raga, questo no. Non c'è la voce di Globox. È una gabbia dorata, mamma mia, ragazzi, deve essere importantissimo. Sì, ma ti libero ora. Va bene, ci passo sopra, ci passo sopra. Attenzione che qui lì c'è qualcuno, eh. C'è qualcuno, ragazzi. Al centro di comando per sparare alla gabbia. Ok. Quindi attiviamo gli interruttori. Quindi no. Qui siamo sempre nell'insenatura dell'arcobaleno, però tra parentesi. Attiva i quattro generatori. Sì, li attivo. Prima di andare lì sopra li attivo. E quattro, fatto. Anche lì sopra c'era un loom, però, raga. Eccolo, eccolo lì sopra il loom. Però non ci possiamo andare perché la scala è rotta, vedete? What the hell? Interessante, però, questa cosa. Molto interessante. Stare qui nel mezzo, anche se mi fa un po' paura questo posto, ci deve essere una botola, tipo. E poi spariamo, letteralmente. Ecco, esatto. Qui alla cassa. Stum! Oh! Ok. Ho premuto X invece che quadrato. Distrutto quindi. Baby Globox. Chi cazzo sei? Ma poi è doppiato da un uomo. Chiaramente è doppiato da un uomo, ragazzi. Madonnina santa. Ma il doppiaggio tuo è terribile. Boss Bidi Tank. Pobelus Agrovis. Pobelus Agrovis, eh. Occhio che questi latinisti sono questi americani, ragazzi. Mi occuperò io di questo ammasso di rottami. Ma certo che ci occupiamo noi di questo ammasso di rottami. Mamma mia, ragazzi, che fuoco incrociato, mega. Ah, la Madonna. Meno male che abbiamo il super cazzo qui. Qui ho capito bene che bisogna fare, perché qui non credo che funzionino questi cosi. Ragazzi, però mi spara a ruota proprio, eh. Lo so che devo usare il cannone, Madonna buona. È che se non mi fai vedere dove vado, se pure fulmini mi prende, la merda mi prende poi. Sì, ragazzi, però questa visuale mi fa veramente scanare, cioè. Il carro armato è blindato, devi usare il cannone. Ma Dio Cristo, ci sono sopra il cannone. Ah, devo riattivare i cosi. Devo riattivare i cosi. Ma non è che mi fai fare una capriola, qualcosa di tanto in tanto, no, eh? Sarebbe figo utilizzare una capriolina, ragazzi, qui con Rayman. Qui, occhio, eliminate ste bombe, mamma mia. Cioè, se non avessi la vita aggiuntiva sarebbe L morto, raga, sarei già morto. Qui, occhio, rimaniamo qui dietro. Top. Bene. Mi spari te con il cannone globoxina minuscola? No, sparo io tanto, sicuro. No, non ci arrivo con questo salto, sia mai veramente, che devo fare tutto il cazzo di giro, Dio ragazzi. Ok, dov'è il cannone? Era qui. Che cazzo è, signori? What the fuck? What the fuck?
Madonna ragazzi, ma ti spacco, altro che prima che lo riattiva. Quel pezzo di merda che sta riattivando, madonna, vieni qui, dove sei robot? Quello è tirapiedi ragazzi di Razorbird che ci gareggio ogni volta, no? Lì nei livelli bonus dei livelli, ogni volta ci gareggio con quel pirata, madonna, con le mutande in testa, veramente, al posto della bandana sembra che ci abbia le mutande, ragazzi, fa cacare. Vabbè, qui se si fa tutto il giro non è nemmeno difficile in realtà. Vedete, fa tutto il giro molto veloce e poi è fattibile, solo che quel pezzo di merda di robot... Di già? Non mi dite che di già... Cosa sta succedendo? Non capisco gli ragazzi. Ok, madonna, vieni qui che ti spacco. Ti spacco tanto. Ok, ci diceva di mirare un po' più in alto, sembra. Ah, così lo prendiamo in testa, è giusto, è giusto. Ah, poi si rinfila dentro il pezzo di merda, quindi lui è dentro quel robot, ho capito io. Sto testa di cazzo, madonna. Ti faccio veramente penare di essere venuto al mondo, ecco. Madonna ragazzi, quindi mi nascondo qui, è come cazzo. No! Due bombe ragazzi, due bombe, dai che di rimbalzo, dai che di rimbalzo, dai che di rimbalzo me le distruggono le bombe. Dai, quattro bombe, la madonna ragazzi. Occhio che vi vengano addosso uguale. No, le bombe si distruggono una volta che attivate i quattro meccanismi, quindi vi consiglio insomma di distruggerli, eh. Ok. Ciao bello, ciao bello. È stato bello conoscerti. Ultima vita? Secondo me sì. Mi sa che hai veramente giorni contati, bello mio. Vai, vieni fuori. Fatti sculacciare quel bel culo robotico. Bravo Remen, sei il migliore. Oh, il pezzo di scala, che non era un pezzo di scala, ma erano più pezzi di scala. Madonna ragazzi, questo robot, vieni qui che ti devasto proprio, ti spacco, ti devasto. Dove sei? Bello, è fuggito, mamma mia, sei già fuggito ragazzi, ma com'è possibile tutto questo? Vabbè, Globoxina, anche lei se n'è andata a farsi fottere, noi abbiamo aperto probabilmente un'altra strada, esatto, dovevamo per forza andare qui, in alto, quindi ci si va. Si prende anche il penultimo loom del gioco, e qui io mi chiedo... Ragazzi, però, ce n'è un altro in questa zona? Io non lo vedo, ragazzi, un altro loom in questa zona. Però è molto probabile che sia qui, perché io poi cambio area, raga. Cambio area sicuramente, proprio. Quindi è veramente molto probabile che sia anche qui, dietro a uno di questi interruttori. Chissà, chissà. Evidentemente è da quell'altro lato della insenatura dell'arcobaleno. Non ci preoccupiamo allora troppo. Lo troveremo. Sale le scale e si prosegue, ragazzi. Ah, potrebbe essere anche benissimo qui, eh. Assolutamente, perché no, potrebbe essere qui. Questa è un'ultima area, quindi potrebbe essere qui. Vediamo un attimino da dove siamo sbucati noi. Allora, da qui si va al santuario di lava. Da qui invece si va sotto al santuario di lava. Noi bisogna andare però nel santuario di lava proprio, quindi non c'è verso, insomma. E qui, e si va ragazzi, si va e come? Si va e come verso il santuario di lava. Eccolo l'ultimo loom ragazzi, sì. C'è la lava effettivamente, beh, penso di sì insomma. Vediamo, lo prendiamo. Io non ho quasi parole ragazzi per descrivere veramente la mia incompetenza. Yahoo! Ok, presi tutti e 30 loom dell'insenatura dell'arcobaleno. Non so ancora perché non mi ha fatto cambiare aria, ragazzi. Io non lo so questo. Qui o gli sparo. Ditemi voi che posso fare. Qui abbiamo un problema, perché qui pensavo di potermici appendere, ma in realtà non sembra essere così. No, assolutamente. Qui non posso nemmeno tornare indietro, quindi che cosa vuol dire? Che mi devo suicidare? No, forse posso tornare indietro così, ragazzi. Sì, esatto. Perché secondo me
A questo punto bisogna andare sotto al santuario di lava, visto che qui non mi sembra che si sia sbloccato nulla. Io andrei sotto, ragazzi, il santuario di lava a questo punto, sì. Proviamoci. Proviamoci, e se non è così, pace. Quelle rocce, secondo me, devono proprio essere estratte dal terreno per poterci si appendere. Eccoci, sotto al santuario di lava, raga. Si arriva con la barchetta, poi, tra l'altro. Ma che bellezza. Da dove l'ho presa questa barchettina? Molto figa. Un'altra zona, 050-06. Perfetto, ragazzi. Quindi c'è del lavoro da fare, dei loom da prendere e degli scrigni da... cioè degli scrigni, insomma, delle gabbie da liberare, poveri spiritini, perché insomma non sono amici questi spiritini. I pirati che fanno cacare sempre di più, ragazzi, ad ogni livello fanno sempre più cacare. Ottimo, o noi siamo sempre più forti, anche questo è proprio vero. Che è una piatta... questa è una di quelle piattaforme rocciose che si muove da sole, mi sembra, sì. Possiamo anche cambiarne la direzione? No, però non possiamo cambiarne la direzione. Occhio ai le galline occhio alle galline zombie, eh. Queste sono le galline zombie che vi vogliono cucinare bene la pelle. Io le salterei quasi, oppure sparerei a tutto spiano, vedete, ragazzi. Sparate a tutto spiano, va, forse è meglio, fra. Madonna, ragazzi, come vi intercetto! Come vi intercetto, cazzo! Dopo vi spammo i colpi, altro che, ragazzi. Cioè, proprio vi devasto io. Galline, mamma mia, avete proprio giorni contati. Perfetto, checkpoint. Qui, occhio che ci sono le casse che... occhio, ci potete saltare anche sopra. Io ve lo ricordo sempre che è un buon modo per evitarle anche, raga. Sempre quando mi riesce, però. Ok, non ci dovrebbero essere loom gialli qui sopra. C'è un po' i Tarzan. Rayman versione Tarzan. Perfetto. Bel salto qui, niente da dire. Magari atterriamo sul tronco, bello muschioso, ragazzi, bello. E qui sti piragna, però, occhio, che rimbalzano sul tronco una volta e poi ritornano indietro, sti stronzi. Qui ce ne sono due addirittura, io penso che se vi colpiscono vi fanno proprio cadere dalla piattaforma, quindi o fate veloce. Lì c'è una barchetta, sarei quasi tentato a prenderla, però so sicuro che non mi porterà da nessuna parte. Si prende? Che dite? Non lo so, io la prenderei, ragazzi, giusto per curiosità, vediamo un pochino che fa. Ok. No, non funziona, eh. Oddio, non funziona. Questo è tutto da vedere, perché lì c'è un'altra roccia dove appendersi. No, non, questi sono troppo piccolini, questi fiori di loto. Però per andarci sopra. Mannaggia, kit beef. Aia, m'ha preso, bastardo. Non ti fanno cadere di sotto, ma quasi. Ti fanno un bel danno, però. Ok. A questo ponte, raga, questo casca. E va bene, ragazzi, però, eh. E la madonna, ragazzi. Mi sembra un po' esageratino questo ponte. È un po' troppo rotto. O bisogna saltare proprio su nell'orlo qui. Mi rifugio nei funghi qui sotto. Posso, ragazzi, però poi... una volta che sono qui sotto, che cosa devo fare se non suicidarmi male? Vedrai, non c'è nemmeno un lumbio. La cassa, raga. L'arrivo? Sapete che Rayman secondo me me la sta puntando, eh? Rayman, ragazzi, mi la punta quella cassa quando sparo. Ma guardatela, arriva lì. Però per qualche strano motivo si rompe. Per qualche strano motivo si rompe. Proviamo a caricare il colpo. No, se lo carichiamo non funziona. Adesso anche se spariamo non funziona. E vedrai che niente, va presa da un'altra angolazione. Forse siamo un pochino troppo lontani. Ok, allora qui si libera subito
Perfetto, perfetto. Tra l'altro lì dentro c'era non solo uno spiritino, ma anche un Loom Viola, raga. Quindi, cioè, se non lo prendete sono cazzi vostri, veramente, perché non lo potete fare sto salto, molto semplicemente. Ok, adesso sì. Benissimo, non si è missato nulla. Loom neri, occhio. Non so se si chiamano Loom neri, ma mi ricordano molto quelli di Rayman 3 Hoodlum Havoc. Quindi li chiamerò Loom neri, questi. Interruttori. Sono tre interruttori blu stavolta. Interessante. No, sì, tre. Uno, due, tre, quattro e cinque interruttori. Mamma mia, ragazzi, che roba è? Il problema è che questa porta non si apre, non la posso rompere. Qui c'è uno spiraglio di sole che entra qui nella dalla parete, ma non ci posso andare. Non posso letteralmente fare un cazzo. E allora? E allora cosa devo fare? Scusate. Qui c'è un bel buco dove entrare. No, raga, ci deve essere un modo qui per attivare gli interruttori. Li spariamo, semplicemente li spariamo. Ah, bisogna usare la danza della pioggia, ok. Ok. Non avevo capito. Uno. Mi sa basta solo quello centrale. No, il cazzo. No. Ok. Posso girarlo, tipo? Ah, guardate lì bellino questo. Questo è il coso di... sì. È il giochino degli specchi qui, no? Bel colpo, raga. Ok. Ok, molto semplice, ragazzi. Boss, Cenille. Che c'era scritto non l'ho proprio visto, ma tanto lo dovremo riaffrontare super sicuramente, perché ho veramente uno di vita letteralmente, signori. Quindi adesso più un po' più di vita. Proviamo a distruggere, innanzitutto a fare il rimbalzo qui, ragazzi, perché il rimbalzo potrebbe essere molto utile. Però questi mi seguono, cioè davvero non riesco a colpirli per un cazzo, zio. Attenzione che... Madonna, ragazzi, ti distruggo. Cioè, ti spacco male, Cenille, questi. Proviamo a utilizzare il blocco. Vedete che se utilizziamo il blocco rimaniamo sempre focussati su di lui. Effettivamente sì, ci sta di premere L2 in questo caso. Mamma mia, quanti sono, ragazzi. Ma che schifo che fate, però. Siete delle processionarie merdose, proprio, siete. Vai, distrutto Cenille, ragazzi, mamma mia, che facilità. Pensavo di morire, invece no. Pensavo di morire invece con il cazzo che sono morto. Vaffanculo. Qui sono anche scomparsi gli interruttori, ottimo. Al loro posto ci sono dei succosissimi Loom rossi. E si prosegue, chiaramente. Uno, due, tre Loom gialli. Cassa. Mi raccomando, prendetela, il secondo coso. Benissimo. Oh, che goduria, ragazzi, veramente. Che goduria. Dove sono? Qui sì, la situazione diventa più focosa, caliente, campana, perché si entra dentro al santuario di lava. Secondo me eravamo sotto, abbiamo fatto tutto il percorsino e adesso accediamo direttamente al santuario di lava. Eh sì, mi sembra proprio di sì. Salviamo.